Eminenza, qual è il senso per la diocesi di Firenze e per la Chiesa tutta di un istituto così recente e così pieno delle parole di Barsotti? Ma anzitutto mi permetta di dire che la Chiesa di Firenze gode di un Novecento pieno di santità e di segni dello Spirito, tra cui eccelle la figura di Don Diego Barsotti. Quindi fa parte di una corona di doni dello Spirito di cui siamo stati fatti destinatari e anche responsabili nel testimoniarlo poi a tutta la Chiesa universale. Nel caso concreto di Don Divo, quello che a me colpisce fortemente è questo radicamento teologico profondo che però non si esaurisce in un'indagine intellettuale, ma diventa una vita concreta, una vita nello Spirito secondo la dizione più propria della dottrina cristiana, e quindi far capire come dalla verità possa nascere la vita, che oggi è un gran problema del mondo contemporaneo, che invece vuol dividere la vita dalla verità e pensa che la verità sia incapace di generare la vita. Ecco, credo che questo sia un insegnamento molto profondo che Don Divo consegna non solo alla Chiesa ma anche all'umanità di questi nostri tempi. Una provocazione anche per la Chiesa d'oggi, questo di aprirsi all'Oriente. Ma non a caso proprio in questi giorni Avvenire ha pubblicato una lettera che Don Divo scrisse subito dopo il Concilio per far emergere la sintonia tra questo spirito universale che anima la testimonianza e la riflessione spirituale di Don Divo e l'invito all'uscita, al proporsi alle periferie del mondo che ispira l'insegnamento di Papa Francesco. Proprio questo uscire della Chiesa verso il mondo, animata appunto dalla spiritualità non solo occidentale ma anche orientale, in una visione quindi complessiva della vita del mondo, della cultura umana e della storia della Chiesa, credo che sia anche questo un richiamo molto forte per noi oggi. Un messaggio sia per la sua famiglia religiosa, sia per i laici, le famiglie. Sì, sì, sì. Ma direi che proprio anche questo è un altro aspetto singolare della proposta spirituale di Don Divo Barsotti, quello di non destinarla a una famiglia religiosa chiusa, ma proporla come un modello di vita a cui tutti possono e debbono aspirare, appunto come vita nello Spirito, come vita trinitaria.